Ciao, benvenuti su Cartisia e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi propongo la torta salata al bicchiere, un rustico facilissimo da realizzare ma soprattutto buonissimo e soffice. Una ricetta semplice e veloce senza bilancia. La particolarità di questa torta sta proprio nell'utilizzare un bicchiere come unità di misura e che rende la realizzazione di questo piatto ancora più semplice, dal momento che non sarà necessario pesare gli ingredienti. Vediamo subito come realizzare la torta salata al bicchiere senza bilancia con zucchine e formaggio filante. Trovate tutti gli ingredienti qui sotto nell'info box. Prendete una ciotola, versate 3 uova, 2 cucchiaino di sale, amalgamate bene il tutto. Adesso versate un bicchiere di soia, mezzo bicchiere di olio di semi di soia, un bicchiere di ricotta, ecco il bicchiere di ricotta, un parmigiano grattugiato, in totale 3 cucchiai, amalgamate bene il tutto. Una zucchina media grattugiata, versate la zucchina grattugiata, amalgamate bene il tutto, adesso utilizzate formaggio a piacere, l'importante è che lo tagliate a cubetti. Ecco qui il mio formaggio tagliato a cubetti. Amalgamate bene il tutto. Adesso vi servirà la farina 00 di grano tenero. Versiamo poco alla volta i nostri bicchieri di farina. Primo bicchiere. Versate una bustina di lievito istantaneo per torte salate. Amalgamate bene il tutto. Bicchiere di farina. Amalgamate bene il tutto. Terzo bicchiere di farina. Amalgamate bene il tutto. Il nostro impasto è pronto. Imburrate e infarinate una tortiera per torte salate, quindi una teglia, e poi versate il vostro composto. Stendete bene il vostro composto nella tortiera. Eseguite questo movimento, così siamo sicuri che il nostro composto si è posizionato bene all'interno della teglia. La nostra torta salata è pronta per essere infornata. Mi raccomando, infornate con un forno preriscaldato a 180 gradi. Il forno deve essere preriscaldato. Ho infornato la mia torta salata a 180 gradi per 45 minuti. Torta salata al bicchiere, un rustico facilissimo da realizzare, ma soprattutto buonissimo e soffice. Credetemi, è davvero buonissima. Se volete, potete aggiungere anche qualche altro tipo di salume, come il prosciutto, la mortadella. Che dirvi, io spero che questo video vi piace, ma soprattutto spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono davvero tante video ricette super golose in arrivo e tante altre ricette troverete sul mio canale.
Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei video e se volete potete seguirmi anche su Facebook oppure su Instagram come ricette golose di Cartisia. Lasciatemi un commento se anche voi provate la torta salata al bicchiere, senza bilancia. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao, baci da Cartisia!